Ciao ragazzi, bentornati e bene sì, iOS 12 fa rinascere veramente tutto. Ci tenevo a fare questo video per puntualizzare quanto ha lavorato sull'hardware e sul software, soprattutto dei modelli precedenti. Apple, ho recuperato un bel iPad a Retina, pensate che funziona ancora veramente alla grande, veloce, fluido, ma soprattutto dopo i piccoli impuntamenti di iOS 11, roba veramente minimale, con iOS 12 è rinato anche lui alla grande, perché è un aggiornamento che dà la possibilità sia ai nuovi modelli, l'XS Max, l'XS, di funzionare bene, ma soprattutto va dalla serie 6 in su, 7, 8, a ridare più velocità e più fluidità, quindi forse il miglior aggiornamento iOS 12 ad oggi. Ha fatto centro soprattutto perché ha badato al sodo, ha badato a dare fluidità e ottimizzare hardware e software anche e soprattutto nei dispositivi precedenti, come abbiamo già parlato per iPhone, che veramente il 6S Plus va che è una scheggia, quasi non ti fa rimpiangere di passare ai modelli successivi, fluido, veloce e senza impuntamenti. Veramente un gran lavoro, tutte le notifiche vengono poi raggruppate in un'unica finestra, come avevo detto già nelle anteprime degli altri video che vi ho fatto su S12, qua c'è il tempo di utilizzo e questo c'è anche su iPad, quindi un 6S Plus che è rinato, già era ottimamente ottimizzato, adesso è veramente tecnicamente migliorato ancora, velocissimo, quindi anche iPad ha dei miglioramenti e nei denti veramente molto validi, al di là della fluidità ancora migliorata, al di là del tempo di utilizzo che arriva anche su iPad, e questo è veramente interessante. Ecco qua, ma soprattutto una serie di ottimizzazioni, a parte il discorso grafico, qua abbiamo il wifi, la batteria a destra e la data e l'orario a sinistra, quindi sono stati spostati, così abbiamo proprio tutta la visualizzazione di tutto, notifiche raggruppate, tempo di utilizzo da questa parte, messaggistica migliorata, FaceTime migliorato, ma quello che più conta è migliorata la fluidità, perché soprattutto su iPad è stato fatto un lavoro molto molto valido, soprattutto su questi modelli un po' più vecchi che magari soffrivano leggermente gli aggiornamenti precedenti un pochino, qua veramente hanno fatto un lavoro veramente ottimo. Questo vuol dire ci tengo al cliente, anche se il dispositivo ha 4-5 anni te lo aggiorno sempre, questa è la forza di Apple, aggiornare dispositivi fino a 6-7-8 anni, ho addirittura un Mac di 8-7 anni fa, ancora stra aggiornato, questi dispositivi 3 anni e 4 anni girano ancora alla grande, ricevono tutti gli aggiornamenti. Android purtroppo da questo punto di vista è un po' indietro. Qual è il problema di Android? Dopo 2 anni e mezzo, 3 massimo, gli aggiornamenti non arrivano più, a volte dopo 2 anni si finisce già di aggiornare dispositivi invecchiano, comunque devono rimanere con versioni di Android più vecchie, cosa che con Apple non succede, perché finché c'è vita, c'è speranza, finché il dispositivo regge anche 6-7 anni, il dispositivo viene aggiornato e addirittura, come in questo caso, viene migliorato. Quindi sicuramente questo ecosistema interno, che ha dei pregi e dei difetti, cioè posso navigare solo all'interno del mio ecosistema Apple, iOS è un sistema chiuso, ha le sue limitazioni, però ha delle ottimizzazioni che gli altri non riescono ad avere, negli anni, gli aggiornamenti, queste cose, perché sono sotto controllo. Android, essendo più aperto, a volte viene aggiornato o meno, viene appunto lasciato un po' dopo 2 anni in un dispositivo, magari a volte non viene aggiornato, e questo un po' costringe poi a cambiarlo. Poi non è detto, io conosco gente che ha un telefono Android da 5 anni, vanno con la 6.0, con la 7 di Android, vanno alla grande, cioè vanno bene, girano bene, se li sono tenuti così, però non hai gli aggiornamenti, non hai i miglioramenti di software. Ci tenevo a precisare che la forza di Apple è aggiornare sempre dispositivi per anni, questo lo dovevo dire, ma soprattutto volevo farvi vedere questo iPad come gira veramente veloce, e anche un Retina, che poi è ancora uno schermo veramente eccellente, gira veramente bene. Quindi se devo dare un voto a iOS 12 gli do 9,5, ai nuovi iPhone 9,5, al rapporto qualità-prezzo degli iPhone gli do 2, perché è il prezzo comunque sempre comunque esagerato, secondo me non è giustificato, nonostante i materiali sono tra i migliori, il design dei telefoni è fantastico, tutto quello che volete, ma il prezzo è assolutamente non appropriato, diciamo, ecco così. Non dimentichiamoci anche Apple Watch prima serie, guardate, migliorato anche lui, c'è stato un aggiornamento anche qua, caleidoscopio e tantissimi altri quadranti che si possono selezionare, vedete, veloce anche lui. Soprattutto su Apple Watch ho notato, ed era ora, un miglioramento della fluidità, perché questa prima serie negli ultimi aggiornamenti aveva rallentato molto l'accensione, e qualcosa qua era stato penalizzato, adesso si accende nella metà del tempo ed è molto più fluido, anche quando apriamo più applicazioni insieme, quando andiamo nel multitasking, come in questo caso possiamo chiudere tutte le nostre
applicazioni, qui ci sono i miei allenamenti, è tutto sotto controllo, tutto gira molto bene, è stato migliorato, velocizzato e ottimizzato anche la prima serie di Apple Watch, ma questo piace molto perché alla fine, vedete, possiamo utilizzare anche l'orologio con le attività, l'orologio come insomma vogliamo, senza nessun tipo di problema, avere l'arripiglio della settimana, possiamo uscire di qua e tornarcene a cambiare il quadrante. Io adoro il caleidoscopio, quindi vi dicevo, anche un Apple Watch che migliora nelle sue funzionalità e migliora anche nella sua fluidità, dando oltre a nuove opzioni una migliore fluidità, ed è secondo me molto importante, perché la fluidità nell'Apple Watch di prima serie era venuta un po' a mancare. Adesso invece anche lui integra benissimo e funziona molto bene. Vedete, anche qua non è stato risolto il problema delle icone che sono un po' piccole qua nel quadrante, però questo è dalla prima serie che è così. Però insomma, mi è piaciuto molto anche qua l'ottimizzazione, rendere più fluido anche Apple Watch, che funziona ancora veramente bene la prima serie. Ecco, su Apple Watch non capisco così tanti modelli, quando magari bastava farne uno in più ottimizzato bene, o uno ogni 2 anni, non ogni anno, perché secondo me comunque sono dispositivi che funzionano molto bene. Chi ha giovato di più dei due dall'aggiornamento degli OS? Io oso dire iPad, perché iPad, questi modelli, l'iPad 2, iPad 3, sicuramente soffrivano un po' di più il carico degli aggiornamenti. Con questi aggiornamenti invece sono stati snelliti e velocizzati ancora, quindi rinascono e invogliano di più a mantenere il proprio dispositivo. Quindi voi dite, Apple è stato masochista, aggiorna così non cambiano il dispositivo i clienti. No, Apple sa benissimo che ha una fascia di clienti che spende, di conseguenza non gli interessa che mantengano il dispositivo, che ben se lo tengano, perché hanno speso dei soldi, e quindi dice che si tengano pure il dispositivo. Prima o poi comunque lo cambieranno, perché hanno delle possibilità di farlo. Ecco, questa è la mentalità di Apple, comunque di aggiornare sempre e far vedere: paghi, però ti do il meglio che posso anche dal punto di vista degli aggiornamenti. Sì, ma pagare così tanto, secondo me, comunque è troppo ed è esagerato. Per quanto riguarda questo video è tutto. I due fratellini qua comunque girano molto bene. Se avete un dispositivo Apple di un paio d'anni fa, 3-4 anni fa, potete tranquillamente con gli OS 12 farlo girare ancora a cannone. Allora non vale la pena passare agli iPad nuovi, ai nuovi iPhone? Sì, vale assolutamente la pena se avete le possibilità di farlo, perché sono veramente eccezionali. Sicuramente il prezzo purtroppo da pagare è troppo alto, però i dispositivi valgono sicuramente tantissimo. Ma se non volete fare questa spesa con uno iOS 12 così al top e con dispositivi che girano ancora così bene, con schermi così ben confezionati, forse veramente si può rimanere anche con i dispositivi più vecchi. Da 4K Tech e da Paolo Guale è tutto. Ciao e grazie come sempre, alle prossime.